Una vita per l'economia, lo sport e il sociale è il titolo della Lectio Magistralis pronunciata da Massimo Moratti in occasione del conferimento del sigillo di Ateneo dell'Università di Urbino. Insignito nel 2015 del collare d'oro all'evento sportivo, massima onorificenza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Per queste motivazioni l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, erede dell'umanesimo, che ha impregnato tanta parte della moderna civiltà europea e che vuole offrire ai giovani di oggi un patrimonio di idee su cui fondare un futuro professionale e umano, attribuisce a Massimo Moratti il sigillo di Ateneo. Moratti, oltre ad essere imprenditore, ha saputo concretizzare la sua passione per lo sport, rilevando nel 1995 il club che meglio incarnava i valori a cui egli era stato educato. L'Internazionale di Milano, squadra che negli anni 60, al tempo della mitica presidenza del padre Angelo, aveva creato un ciclo di successi in Italia, in Europa e nel mondo. Massimo si getta così in un'avventura che durerà fino al 2013 e consentirà all'Inter di raggiungere, sotto la sua presidenza, un numero di successi sinora ineguagliato, ben 16 trofei. Importante il suo impegno per il progetto Intercampus, che opera anche oggi come strumento educativo e sociale in ben 30 paesi nel mondo, unito alle tante iniziative benefiche portate avanti con il fondatore di Emergency, Gino Strada. L'ex numero uno dell'Inter e attuale presidente della Saras ha parlato così al termine della cerimonia. Immenso piacere prima di tutto e onore di essere qui e non mi aspettavo questo affetto che naturalmente si è sviluppato adesso specialmente dai tifosi dell'Inter. E il tutto è una bellissima cosa, una bellissima giornata, spero di essere stato all'altezza di quello che è la grandissima fama di questa meravigliosa università, di cui ringrazio ancora il magnifico rettore per l'invito. Il consiglio è sempre quello di avere fiducia, insomma, di cercare di avere fiducia e di cercare di conoscere il più possibile, cioè quello che è importante. Fare un pieno di conoscenze profonde del territorio dove vogliono lavorare, delle esigenze, delle necessità e quindi fare dei lavori che rispondano a delle necessità. Sono lavori che rimangono.